Allora, innanzitutto devo confessarvi che ero un po' indeciso sul video di cui volevo parlarvi oggi. Sì, perché all'inizio avevo pensato di fare una recensione di Il Pirata dell'Arca Perduta, che per chi non lo sapesse è il primo capitolo della saga di Indiana Jones, di cui tanto sono un grande appassionato. Solo che poi mi sono ricordato che in questo periodo vi stavo già parlando della saga di Guerre Stellari e avevo paura di fare un po' confusione tra una saga e l'altra, per cui ho pensato che fosse meglio rimandare la recensione dell'intera saga di Indiana Jones, che comunque sono interessato a fare. Tra l'altro, tempo fa ricordo che avevo fatto un sondaggio sui film di cui volevo parlarvi, e alcuni di voi avevano votato appunto Indiana Jones. Per cui, se siete tra coloro che aspettano quella recensione, tranquilli, arriverà. Magari non in tempi proprio recentissimi, ma dici, ma tranquilli, tranquilli che arriverà, tranquilli, arriverà. Solo che poi, insomma, quindi oggi Indiana Jones, no. A quel punto decido di puntare sulle vostre richieste, solo che sfortunatamente mi sono dimenticato di quali film mi avete chiesto ultimamente, anche perché io cerco di stare dietro a tutto, però appunto di messaggi che mi arrivano è difficile ricordarsi proprio tutto tutto. Allora ho deciso di puntare su magari film che avevo visto recentemente. Avevo cercato di, all'inizio poco fa, letteralmente poco fa, perché infatti l'ho cancellato un minuto fa, avevo fatto un video sulla recensione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, magnifico film che se non avete visto vi straconsiglio, che tra l'altro io ho un DVD perché ho stupendo, lo adoro, quindi ce l'ho DVD. Solo che era venuto fuori un discorso incasinato in cui non si capiva una mazza, quindi ho preferito magari rimandare anche questo. A quel punto ho cercato di pensare a quale fosse un film interessante di cui potessi parlarvi e mi sono ricordato che settimana scorsa avevo visto un video di Watch Metal che parlava del mutismo. Mutismo, ciao! Volevo dire della balbuzia, scusate, della balbuzia. E allora mi sono ricordato che mese scorso io ho rivisto un bellissimo film chiamato Un pesce di nome Vanna, che spero abbiate visto perché appunto è su quello che oggi faremo un video. Perché io questo film l'ho visto già 3-4 volte, quindi un'idea un po' chiara del film ce l'ho in testa, per cui ho pensato che sarebbe stato carino parlarvene, anche perché tra l'altro è un film stupendo e so che purtroppo oggi non è purtroppo conosciuto come meriterebbe. È un film che ha vissuto un po' di anni, perché comunque l'attrice protagonista Jamie Lee Curtis oggi è famosissima, quindi alcuni che magari la conoscono ancora oggi se la ricordano, anche perché recentemente ha ricevuto la candidatura all'Oscar per il magnifico Everything Everywhere All At Once, magari che la conoscono anche quel film. Però se siete tra coloro che non se lo ricordano, oppure l'avete visto ma non se lo ricordano, oppure, mi sono ripetuto che iota, oppure non lo conoscete proprio, penso che questo sia il video che è giusto che fa per voi. E quindi ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Altellini e naturalmente benvenuto nel mio canale, Il Giovane da Gonfino Rosso. Quest'oggi faremo una sessione di Un pesce di nome Wanda, film del 1989, con protagonisti Jamie Lee Curtis e Kevin Kline, e vincitore dell'Oscar per il miglior attore non protagonista, appunto per Kevin Kline. Ma prima di cominciare una cosa importantissima: qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Un pesce di nome Wanda racconta la storia di questa banda di ladri, tutti britannici, quasi tutti. No, mi sa tutti, sapete che non me lo ricordo se sono tutti britannici o solo la maggior parte. Vabbè, questo gruppo di ladri che vivono a Londra e un giorno mettono in atto questo piano, questo furto, grazie al quale riescono a rubare un sacco di soldi e nascondere in un posto sicuro. Solo che poi uno di loro viene arrestato e quindi gli altri, che avevano fregato quest'ultimo per potersi prendere tutto quanto i soldi per loro, vengono coinvolti in un marasma assurdo in cui devono cercare di rimpadronirsi del denaro che è stato nascosto in un posto diverso da quello che credevano. E per fare questo chiedono l'aiuto di un avvocato che nel frattempo sta attraversando un momento difficile per il suo matrimonio. Bene, passata parte della trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Allora, innanzitutto devo confessarvi una cosa, e cioè che per me questo film è un capolavoro. Ammetto di essere un po' di parte perché, come forse avrete capito da quello che dicevo all'inizio del video, io amo questo film. Devo essere onesto, è una delle mie commedie preferite, e detto da me è un complimentone, perché non so se ci avete mai fatto caso, non so se l'avete mai capito, o se magari io stesso ve l'ho mai detto. Nel caso non ve l'ho mai detto, ve lo dico adesso. Io non amo le commedie. Ammetto che alcune, come questa per esempio, mi piacciono tantissimo. Però devo essere onesto, è che non sono mai stato un grande amante delle commedie, più che altro perché ho sempre trovato molto stupido che tante commedie puntino sul far ridere senza preoccuparsi della costruzione narrativa o della costruzione dei personaggi, cose che per me sono fondamentali nella costruzione di un film, a prescindere dal genere. Per questo non amo molto le commedie, ma questa mi è piaciuta tantissimo, perché il bello di questo film sta proprio in queste due cose. Prendiamo per esempio la storia. La storia tratta appunto di questo gruppo di malviventi che dopo aver rubato dei soldi li nascondono e poi devono trovare il modo di recuperarli perché il capo li è stato arrestato. E viene fatto un casino.
casino, cioè il casino viene fuori, sì, ma è un casino bello. Non bello perché sono belli i casini, bello il casino perché è bello come l'hanno strutturato. Cioè la trama è intricata, ma nel senso buono del termine, perché è strutturata con una solidità narrativa davvero, davvero di prim'ordine. Cioè, per dirla semplicemente, lo sceneggiatore ha fatto un lavoro impeccabile nel mettere ogni singola parte della trama nel punto giusto, in modo da non creare confusione, però allo stesso tempo da creare un leggero, magari, senso di confusione che però funziona bene. Nel senso che, posso dire, c'è un intrigo all'interno della storia, ma non nel senso di intrigo come se fossimo in un giallo, è più un intrigo volto a dare un senso di continuità alla trama, che però funziona bene, benissimo. Tra l'altro anche le parti più comiche, più ironiche, sono inserite bene, sono trattate con quel tono volutamente ironico, che magari se non sei bravo a strutturare la cosa o a gestirla, può cascare tremendamente nel banale, o addirittura nel demenziale, e mandare tutto a fanculo, scusate il linguaggio. Ma in questo caso no, perché il regista, scusate ma non mi ricordo come si chiama, ha saputo gestire bene questa cosa, dando al film una struttura solida che perdura per tutta la durata del film. E come cosa in più a tutto questo, come, diciamo, come pregio ulteriore, che cosa abbiamo? Quello che per me è il massimo pregio di questo gioiello, ossia l'interpretazione del cast. Parlando molto sinceramente, mi viene da ridere a pensare che l'unico attore del cast candidato all'Oscar sia stato Kevin Klein. Sì, perché per me tutti lo meritavano. Anche l'attore che interpretava il personaggio balbuziente ha fatto un lavoro impeccabile. Tra l'altro, una cosa che mi ha fatto molto piacere di questo personaggio, di balbuziente, scusate se non mi ricordo il nome, ma in realtà non mi ricordo i nomi di nessuno dei personaggi. Colpa mia, mi spiace, ho visto 4 volte sto film eppure cacchio non riesco a ricordarmi i nomi dei personaggi. A parte il personaggio di John Cleese, quello me lo ricordo, si chiama Archie, questo me lo ricordo bene. Però vabbè, tornando al personaggio balbuziente, di solito, non so se ci avete fatto caso, ma capita molto spesso che quando un personaggio ha un qualche disturbo nel linguaggio, si finisce per buttarci sopra la classica situazione ironica e riderlo, deriderlo, scusate. Nel senso che di solito, quando mettono un personaggio del genere in film come questo, è perché ci vogliono ridere sopra e basta. E il personaggio stesso figura per essere uno stereotipo fatto e finito. Invece in questo caso no, perché il personaggio funziona bene. Sì, è balbuziente, ma la balbuzia è usata come un difetto, ma non per dare un sinonimo magari di stupidità o di ironia o chissà che altro. Più che altro per dare un senso di imperfezione del personaggio, che però a sua volta è compensato da una bontà che funge come pregio forte del personaggio stesso. Nel senso che è usata come compensazione per il fatto di essere l'unico davvero buono del gruppo. E la cosa funziona bene. Sì, perché non è una cosa che dici è un difetto su cui si può ridere e scherzare. È un difetto usato per rendere il personaggio una via di mezzo fra il buono più classico e il cattivo più classico. Insomma, per dirla semplicemente, hanno voluto creare questo personaggio come se avessero voluto creare qualcosa che fosse una via di mezzo tra bene e male, e ci stava benissimo perché il personaggio funziona alla grande. La stessa cosa dicasi per tutti gli altri, sopra ogni cosa ovviamente Jamie Lee Curtis, attrice che devo dirlo, fino a poco tempo fa non è che stimassi molto, ma dopo la sua performance nel già citato Everything Everywhere All at Once, che me l'ha fatta completamente rivalutare, adesso è un'attrice che mi piace tantissimo, non tra le mie preferite, però vabbè, bravissima davvero. E in questo film, che appunto ho riscoperto anche recentemente, mi è piaciuta davvero tanto, sono contento che è stata candidata ai Golden Globe per questo ruolo, perché è stata fantastica. Bravissimo naturalmente anche Kevin Klein, che per questo ruolo ha vinto il meritatissimo Oscar, anche se devo confessare che per me più che lui era legato magari a John Cleese, che comunque nel ruolo di Archie è stato veramente bravo. Insomma, andando a concludere, Un pesce di nome Wanda è una solida commedia resa tale da una solida sceneggiatura, interpretazioni eccezionali e, ammettiamolo, anche una buona regia, che devo dirlo non mi ha colpito particolarmente, però era effettivamente valida. E vabbè, a questo punto non penso di aver aggiungere una mia votazione numerica. In un voto da 10 do convintissimo 8,5. Ma adesso, come sempre, tocca a voi. Voi che cosa ne pensate di questo film? Piace tantissimo anche a voi? Oppure siete fra quelli che non hanno mai sentito parlare e che dopo aver visto questo video sono curiosi di vederlo? Oppure magari, non lo so, cioè l'avete visto ma non vi è piaciuto? Oppure l'avete visto e lo adorate? Come sempre fatemi sapere nei commenti. Ah, e se magari vi viene in mente che magari ho tracciato qualcosa in questo video, qualcosa che volevate che parlassi, liberi come sempre di chiedermelo nei commenti. Ah, e come sempre, se c'è qualcosa che vi chiedete che cessisca,
Fatemi sapere nei commenti quante volte ho detto commenti negli ultimi 10 secondi. E vabbè, meglio chiudere qui, dai. Ci vediamo prossimamente, arrivederci.